Protagonista del finale di questo derby amichevole, sì, ma vinto comunque dalla Pallacanestro Forlì 78-77, derby vibrante, canestro tuo e stoppata tua finale su Adam Smith. Insomma, è emozionante anche vincere adesso queste partite. Sì, sì, alla fine sono sempre partite, è sempre un derby, anche se un amichevole, c'era un grandissimo pubblico, grande tifo, sono contentissimo. Non per quello che ho fatto io, ma per quello che abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo rischiato di perdere, l'abbiamo recuperata. Potevamo anche non rischiare di farci recuperare, però su questo ci lavoreremo. Al di là ovviamente del fatto che eravate a più 10 e poi Ravenna sorpassato, ed è servito il guizzo finale, diciamo due volti, all'inizio Forlì un po' lenta nella costruzione del gioco, poi nel secondo tempo invece molta più fluidità, anche difesa, intensità. Ma soprattutto in difesa, abbiamo concesso se non mi sbaglio 11 punti al terzo quarto. Dobbiamo difendere, basta. Abbiamo difeso bene anche l'ultimo quarto, gli ultimi possessi, abbiamo difeso bene. Poi mancano un po' di gambe che arriveranno sicuramente. Rubini torna a Lugo con una canotta di colori diversi, campo però che conosci benissimo, Serie 2 che impari a conoscere, si impara forse a conoscere proprio da derby ancorché estivi, però di questa intensità come quello giocato contro Forlì. Sì, è stato bello tornare qua, diciamo volevo anche tornare qua vincendo questa partita che sarebbe stata ancora più importante, però comunque nonostante la sconfitta penso che abbiamo lavorato bene, dobbiamo migliorare, lo stiamo facendo, stiamo lavorando duro e sicuramente i risultati arriveranno. Cosa ti aspetti prima di tutto da te stesso in questo salto che hai fatto ovviamente dalla Serie B di Lugo alla Serie 2 di Ravenna? Beh, guarda, io chiaramente devo migliorare sotto vari punti di vista, dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche tecnico, perché non si è mai, diciamo, si deve sempre imparare. Io però sono contento, chiaramente è un livello difficile, è più duro, però sono pronto, diciamo, per affrontare questa sfida. Cose buone e meno buone viste nella partita con Forlì alla semifinale del torneo di Lugo, secondo te? Buone, penso che la circolazione di palla e comunque nei momenti di difficoltà abbiamo saputo riprenderci, che comunque è una cosa molto positiva. Meno buone, dobbiamo stare più attenti dal punto di vista difensivo in alcune situazioni. E basta.